Questo programma è offerto da Bentornati nella cucina di Chef per Passione. Vi ricordo subito il portale del gusto, chefperpassione.it. Potrete rivedere tutte le nostre ricette, rivedere anche la ruta. No, ci sono anche le ricette degli altri, tranquilli. No, non è una minaccia. Di che cosa parleremo oggi? Ah, vi sfido! Vado a prendere la padella. Eccola qua, la mia padella di oggi. Vi svela che faremo il curzul. È tipico di Perù? No, di Italia. Di dove? Lo scopriremo tra pochissimo insieme. Con Iren c'è sempre un'idea smart per la casa. E non solo. Per esempio, con le e-bike di Iren Go metti in moto anche l'ecologia. Scopri di più su irenluceandgas.it. Io sono Roberto e sono un mix di tante cose. 20% viaggio, 20% rispetto, 30% mare, 10% errori, mollare 0%, 20% gioia, 100% mix, e mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo, unici, come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura, solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui, per capire. E per milioni di famiglie come questa, che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti... Biscotti! Latte, pasta... Che in un carrello della spesa devono esserci... Caffè! Ancora più convenienti. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Compagnia del Pesto Genovese. Da un'idea della famiglia Milfa. Bentrovati nella cucina di Chef per Passione. Con un pizzico di ruta oggi realizzeremo veramente una ricetta straordinaria. Voglio dare un'occhiatina lì, cosa c'è? Vedo... io praticamente ho già tutto qui, però forse quei lamponi mi ispirano. Però faccio un primo piatto. Devo trovarmi un'idea, mentre chiacchiererò con voi cercherò di capire come utilizzarli, perché quei lamponi freschi sono veramente bellissimi. Cosa sono i curzul? Ci eravamo lasciati così. Riprendiamo la padella, sì, vi riprendo la padella così vedete anche come è scritto. Aha, eccoci qua. Vi ho detto che facciamo i curzul? Di dove sono i curzul? Sembra un nome azzeco o forse incas. No. Siamo in Emilia-Romagna, in Emilia-Romagna dove si fanno tortellini in brodo, tagliatelle, piadine, gnocco fritto e si fanno anche i curzul. Che cosa sono i curzul? Il termine significa proprio praticamente stringa, ovvero laccio della scarpa quando ancora le scarpe anticamente erano di cuoio. Io non so se riuscirò a fare i lacci per le scarpe. Ecco, mi sono ricordata subito che dato che devo fare la pasta, le fedine mie le tolgo e andiamo a vedere gli ingredienti per questa ricetta. Gli ingredienti vi ricordo sempre che sono sempre numero tondo di invitati. In questo caso l'abbiamo fatta per 6 persone, così ce l'ha fornita l'Accademia e naturalmente io ne farò un po' di meno e quindi dimezzerò le dosi. Vediamo gli ingredienti per la pasta, naturalmente farina, 6 uova e sale, per 600 g di farina, 6 uova, poi ne parleremo della pasta emiliana, perché qui, o romagnola, perché veramente qua si apre un mondo! E sicuramente come mi muovo? Sbaglio. Ok, per invece il condimento, lo sapete qual è il condimento principe di questa pasta?
lo scalogno. Non mi guardate male, eh? Lo scalogno, ma c'è anche un po' di guanciale, giusto un pizzico di guanciale e 200 grammi di polpa di pomodoro. E naturalmente un pizzico di sale, un pizzico di pepe, quello che ci piace. Andiamo a cercare di capire come dobbiamo procedere. Dobbiamo fare una pasta, ma prima io accenderei la nostra piastra. Voilà, ok, perfetto. Mettiamo questa, ok, perché mi preparo la mia pentola, perfetto, la mia padella, e vado a tagliare, ok, qui, voilà, a tagliare il guanciale, va bene? Striscioline, dadini, come lo volete fare, lo fate. Il guanciale si può sostituire con la pancetta, ma vi ricordo che non deve essere un prodotto affumicato, ok? Voi mi dite, c'ho solo del prosciutto scamuffo a casa. No, del prosciutto scamuffo no, se no mi rovinate la ricetta, perché in questo caso il guanciale del maiale, che come dice la parola stessa è la guancia del maiale, è molto particolare perché è molto saporito, è grasso, sì, certo, però è molto saporito. Si potrebbe usare la pancetta, come dicevamo, mi raccomando, non affumicata, e la ventresca di maiale, magari no, direi. Se non vi piace la cotennina la potete togliere, anche se la fate rosolare ugualmente, perché poi servirà per altre cotture, ok? Io li faccio piccolini i nostri dadini, qualcuno un pochino più largo, togliamo, abbiamo il tempo per fare tutto oggi, se riuscirò a fare le tagliatelle. Beh, l'ingrediente più importante delle tagliatelle è l'uovo. L'uovo è un ingrediente low cost e straordinario. Poi gli americani li mangiano anche a colazione, al mattino ne mangiano tanti. Noi italiani magari ne mangiamo di meno, forse un po' troppi di meno. Io penso che per la mia ricetta di oggi questo guanciale basta e avanza, eh? Ok, questo lo teniamo da parte, lo rimettiamo qui. Oggi non metto il bordo, mettiamo soltanto proprio la parte più buona del guanciale, vai, più saporita, va. E lo andiamo a buttare nella nostra padella. Ho bisogno che il guanciale si alleggerisca un po' del grasso e poi lo toglierò quando sarà dorato e andrò a mettere il nostro scalogno. Certo, lo scalogno, aspettiamo un attimo, ok, aumentiamo la piastra, ok, perfetto. E lo scalogno, da dove arriva? Voglio farvelo vedere, perché lo scalogno è, sì, certo, un aroma un po' forte, voi direte, è più delicato dell'aglio, però, ed è più profumato della cipolla. Vi voglio far vedere, questo è uno scalogno proprio molto particolare, è uno scalogno che viene appunto dall'Emilia Romagna ed è assai prezioso, anche se lo scalogno lo troviamo veramente in tutta Italia. Ma sapete da dove arriva? Da Ascalona, Ascalona che si trova in Palestina. E lo scalogno, questo che stiamo utilizzando, che è quello romagnolo, ha un colore un pochino più ambrato, più scuro. Per quello l'ho voluto mettere proprio su un piattino bianco per farvelo vedere meglio. Come dicevamo, ci servirà della polpa di pomodoro, oppure di un pelato, insomma quello che vorremo. E andiamo a fare invece la pasta, la nostra pasta. Com'è qui? Vediamo un po' se sta andando. La nostra piastra, sì, perfetto. Quindi qualche minuto. Oggi non cucino per tutti, ve lo dico, perché questa è una ricetta impegnativa, abbiamo tante cose da fare nella giornata e quindi farò giusto la porzione per l'assaggio. Voilà, la pasta. Dobbiamo fare le tagliatelle, ma le tagliatelle dai tagliarin, pensate ai tagliarin, qualcuno mi ha detto, ma non ci credo, e chiedo a voi conferma, un chilo di farina, 60 rossi d'uovo per i tagliarin alla piemontese, mamma mia, mi sembra un azzardo. In questo caso normalmente noi mettiamo un uovo
ogni etto. C'è qualcuno che mette un uovo e un uovo completo e un rosso. Ma insomma, però diciamo che a casa ognuno di noi, ognuno di voi ha la sua personale ricetta particolare delle tagliatelle. Sto aspettando perché non vorrei impiastricciarmi le mani. Ok. Io utilizzo il grasso che il guanciale sta lasciando. Ok. E da questa parte mi metto lo scalogno, che così comincerà ad imbiondirsi. Faccio una sorta di mezza padella. Non hanno ancora fatto le padelle col mezzo al centro. Vabbè, dai, la inventerò io. Adesso vado da qualche grande multinazionale e gli dico la nuova padella Ruta, dove da una parte si cucina una cosa e dall'altra si cucina l'altra. Ok, perfetto. E prenderò, in questo caso faccio due uova, dai, mi butto, faccio uno intero e un rosso, un intero. Il rosso lo metto e un rosso, vai, voilà, ok, e ci vado a mettere un pochino di farina. Quanta necessita per fare la pasta? Ah, io mi baso a occhio, eh. Prima la impasto un po' così. Ok, va bene. Ah, un bel colore, eh. Sono belle gialle queste uova. Adesso c'è un po' la dicitura di uova allevate a terra, insomma fate attenzione, scegliete le uova biologiche, scegliete quello che volete, però io per esempio quando sono fuori città vado in campagna e li scelgo dal contadino. In effetti non è che, però bisogna sempre fare attenzione agli allevamenti, perché in fondo gli animali sono preziosissimi tutti, e quelli che danno le uova dovrebbero veramente vivere in una situazione ottimale. Ok, ci siamo. Va bene, allora vai, linea alla regia, e ci vediamo qui tra pochissimo con la nostra tagliatella che andremo a tirare. Serve ancora un po' di farina, sì. Con Iren Luce Gas e Servizi c'è sempre un'idea smart per la casa. Per esempio, con Iren Live Control anche la tua casa è più intelligente e sicura. Scopri di più su irenlucegas.it. Io sono Martina. Io sono un mix di tante cose. 10% coraggio, 30% libertà, mollare 0%, 10% dubbio, 20% avventura, 30% energia, 100% mix. E mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo. Unici. Come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura. Solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui. Per capire. E per milioni di famiglie come questa che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti... Biscotti! Latte, pasta... Che in un carrello della spesa devono esserci... Caffè... Ancora più convenienti. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Compagnia del Pesto Genovese. Da un'idea della famiglia Milfa. Eccoci, va bene, insomma, oh, mi sembrava più morbida e invece in pochi minuti è venuta dura. Qui, ok, togliamo subito al volo, quindi togliamo il guanciale, ok, perfetto, rimettiamo sul fuoco questo, ci mettiamo il pomodoro, voilà, schiacciamo, adesso prendo anche una forchetta per schiacciare meglio. E facciamo andare lo scalogno
con il nostro pomodoro, un goccino così, me ne tengo un po' da parte se mi dovesse servire. Mettiamo un fuoco medio, ok, qua, e invece accendiamo anche questo. Ci sono, non sono sparita, ogni tanto compaio. Questa è l'unica inquadratura in cui mi sta tutto il cappello, perché appena salgo, trac, il cappello se ne va. Il cappello non è da chef, perché sono una chef, serve per tenere la spilla. Va bene, ok, va bene, mettiamo l'acqua dove butterò poche tagliatelle. Oggi mi spiace, ragazzi, perché oggi va bene. Normalmente si mette sempre più acqua, lo so. Mettiamo un pizzico di sale, grosso. Ok. Ho dato la mia parte migliore al nostro cameraman. Ok, rifaccio vedere la mia parte migliore. La schiena, ma cosa avete capito? Il ciapetto non ce li ho più, non c'è più che più 20 anni. Allora, questa sta andando, questa anche. Alziamo un pochino la fiamma qui. Ok, mettiamola così, alziamo questa. Insomma, la mia mamma con l'induzione non si è ancora trovata. Lei preferisce il gas, con il gas si regola di più, dice. Ok, togliamo questa parte che non mi piace, del culetto del San Marzano, che è buona ma poi non è bella da vedere, quindi non la cuciniamo. Anzi, la lasciamo lì, si cucina ma non la utilizzeremo. Intanto parte l'acqua per le nostre tagliatelle. Ricetta? Kurzul. Perché non c'è? Vi faccio vedere la padella. Perché non c'è il mio prof che mi dà una mano, che io ho le mani di burro? Kurzul, che vuol dire laccio di cuoio delle scarpe, quando ancora le scarpe avevano i lacci di cuoio. Antichissima ricetta della tradizione dell'Emilia Romagna. In Emilia Romagna comunque ci sono sempre le tagliatelle. E caspitina. Ok. Adesso possiamo fare 2 ore così, prima che riesco ad avere una tagliatella sottile. Ok, lo so che devo girarla, lo so, adesso tutti mi stanno guardando e fa: cosa fa la signora ruota, lo gira, lo rotola solo da una parte. Ma no, lo so, è solo che le signore emiliane e pure le romagnole sono così brave, ma sono brave tutte. Io ho tantissime amiche in Emilia Romagna e tra l'altro sapete che proprio le Curvy Pride, le Curvy che fanno la loro giornata al Curvy Pride, tutte le ragazze con le forme che sono bellissime, sono nate proprio come associazione a Bologna, e quindi io le saluto tutte oggi, tutte le Curvy, un abbraccio, un bacione fantastico. Sicuramente loro fanno questi lacci migliori dei miei. Ok, questo bisogna fare così, poi destra, sinistra, mi hanno detto. Vi ho telefonato oggi prima di venire qui. Caspita, oggi si suda. Deve essere un po' spessa questa tagliatella, quindi l'ho fatta proprio più rigida la pasta oggi, perché va fatta un po' più spessa, non così tanto spessa. Voilà, come dicevamo, lo scalogno, il primo scalogno prende il nome da Ascalona, che è una città molto particolare. Se siete mai stati in Palestina, molto molto bella. Certo, non è una meta turistica come le Maldive o il Mar Rosso o Sharm el Sheikh, Ascalona, però tutto il mondo è bello. Io che ho scritto questo giro del mondo in casseruola con la mia amica Savina Sciacqua, ci siamo divertite a provare le ricette etniche. Eccoci, dai, io direi che ci siamo quasi con questa spianata. Lo so, signora, a lei sarebbe venuta molto più sottile. Però io mi creda, faccio già una fatica così immensa, perché sono una di quelle che non riesce neanche ad aprire il tappo della bottiglia dell'acqua minerale molte volte. Va bene, l'acqua bolle e il tempo corre, vola, e quindi qui siamo pronti. Cerchiamo di fare un bel rotolino, ok, così.
non troppo stretto, è bello infarinato, e invece cercherò di fare bene le tagliatelle. Me lo sono comprato, si vede, è nuovo, non l'ho mai utilizzato, ragazzi. Ok. Non si sa mai che in parte abbiamo un'unghia in diretta, poi sfiniamo su Striscia la notizia e poi la Hunziker mi dice: Maria Teresa, ti ho visto. Ok, queste sono tipo i tagliarin. Se vogliamo, vogliamo farli anche un pochino più larghe, come le tagliatelle. Alcuni addirittura fanno le tagliatelle larghe un centimetro. Ok, ok, così. Vabbè, forse ne viene più di un assaggio. Avete visto che comunque ho fatto anche i tagliarin, eh? Così abbiamo... Tanto la cottura è uguale per tutti, sia che siano larghe o che siano strette. Eccole qui. Potevo arrotolarle dall'altra parte, dalla parte del lungo, e sarebbero venute più lunghe. Invece io le ho fatte corte. Va bene lo stesso, fatele come vi vengono. Questa è la cosa particolare, la bellezza delle tagliatelle, che... Voi direte, le ho fatte in casa, le ho fatte per te, e quindi ogni imperfezione sarà gioiello. E ricordate un'altra cosa molto importante: ricchezza di sapori si ottiene solo dalla miseria di ingredienti. Voilà, eccole qui le nostre tagliatelle. Voilà, 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 voilà. Mentre vedete, loro girano. Di qua questo è pronto e io lo tolgo, perfetto. Le tagliatelle hanno bisogno di un minuto e mezzo a seconda la loro dimensione, e in questo minuto, minuto e mezzo, come per magia, come per magia, sparirà tutto. Sapete che io sono praticamente una maga. Ok, togliamo e siamo pronti e andiamo ad impiattare. Tagliatella. Voilà. Potete fare ripassare il guanciale anche in padella, oppure se volete lo potete mettere come lo metterò io sopra. Ok. Andiamo a tirar via le tagliatelle. Scoliamo la tagliatella. Voilà. Io la lascio larga, ho portato anche il coppapasta, ma era proprio bella vederla così, per vedere le varie misure e i vari spessori. Voilà, questo è un piatto un po' ricco. Andiamo a mettere il nostro scalogno, che è l'elemento principe proprio della ricetta, lo scalogno nato in Palestina. E poi... io oggi li prendo con le mani, ma ci vorrebbe la pinzettina. Ok, disponiamo qualche pezzettino di guanciale, in base anche ai nostri figli, se sono a dieta o meno, se gli piacciono più abbrustoliti o meno. Gian mangia quelli più abbrustoliti. Voilà. Ok, e per dare un tocco di esoticità, sì, vengo a prendere là questa vaschetta, rubo qua. Uno, due e tre. Una ricetta da chef, e voilà ragazzi, il portale del gusto, chefperpassione.it. ricordatevi, con un pizzico di ruta tutto è più facile. Alla prossima. Questo programma è stato offerto da... Con Iren c'è sempre un'idea smart per la casa. E non solo. Per esempio, con le e-bike di Iren Go metti in moto anche l'ecologia. Scopri di più su irenluceandgas.it. Io sono Roberto e sono un mix di tante cose. 20% viaggio, 20% rispetto, 30% mare.
10% errori. Mollare 0%. 20% gioia. 100% mix. E mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo. Unici. Come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura, solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui. Per capire. E per milioni di famiglie come questa che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti, biscotti, latte, pasta, che in un carrello della spesa devono esserci, caffè, ancora più convenienti. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Compagnia del Pesto Genovese, da un'idea della famiglia Milfa.